Assessore designato per la prossima giunta Croce. Oggi operazione verità. Quali sono queste verità che sono state nascoste alla cittadinanza in merito allo sport? Allora, insieme alle verità che sono state nascoste dalla cittadinanza, ci sono le verità che troviamo tutti davanti ai nostri occhi. Abbiamo degli impianti che sono fatiscenti, abbiamo degli impianti che potevano essere risistemati, abbiamo dei finanziamenti che non sono stati minimamente recepiti, non si è minimamente cercato di recepirli. Abbiamo una regione siciliana che aveva messo a disposizione per la ristrutturazione degli impianti sportivi circa 150 milioni di euro. Ebbene, da Messina è partito nessun progetto, progetti zero. E non è perché non c'è il personale per fare i progetti, perché questi fondi erano anche dei fondi che potevano garantire la progettazione delle opere, pagare anche la progettazione delle opere. Questo è quello che noi abbiamo cercato, abbiamo capito in questo periodo, in questi 40 giorni in cui abbiamo girato e in cui ci siamo informati. E questa è la situazione su cui dobbiamo intervenire. Abbiamo un bando, quello del San Filippo, che è andato praticamente, possiamo dire, deserto, perché ha riscontrato l'interesse di un imprenditore e sappiamo poi com'è finita, che probabilmente non era fatto bene, probabilmente era fatto male, perché se si presenta una persona soltanto, un imprenditore soltanto, vuol dire che non è fatto bene, vuol dire che non è appetibile, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché evidentemente chi guarda bene le carte si è reso conto che era un'operazione insostenibile. Per quanto riguarda la precedente amministrazione, lei ha parlato che avrebbero potuto fare qualcosa in più e non è stato fatto. Sì, avrebbero potuto porre attenzione allo sport, avrebbero potuto immaginare di mettere qualcosa a bilancio per lo sport, perché lo sport è vero che gli sportivi non chiedono niente, non chiedono soldi, ma gli impianti però li devi sistemare, gli impianti per metterli a sistema, li re devi rendere agibile. Ora è impensabile che una squadra di pallavolo femminile promossa dal campionato di B1 al campionato di A2 debba andare in provincia a giocare perché non c'è un palazzetto fra i tanti che abbiamo, un palazzetto agibile. È impensabile e non è avvenuto tutto in un giorno, è avvenuto tutto almeno in un anno e ancora siamo qui a stendere la agibilità dello del palazzetto.